domanda per voi, ragazzi. Suoli, siamo nel 2012, raga, cioè 2012. Ci stanno cose che non capisco. Ma la tecnologia ci aiuta. Mi spiego meglio. Ho fatto caso che noi ultimamente siamo dipendenti da troppe cose. Sì. Telefoni, PC, elettrodomestici, videogiochi, tante cose. Ma siamo sicuri che migliorano del giorno in giorno? Piccolo esempio. Se così fosse, il tuo modem sarebbe talmente veloce che questo video lo vedi tanto fluido, senza interruzioni. Vabbè, raga, mi prendevo per culo, nel senso che non è vero che il video si interrompe. Era opera mia. Invece no, pene di dinosauro. Perché a me mi pare tanto che stiamo ancora a sbroccappi i telefonini che non prendono. Con frasi tipo... 2012 ancora ampioni di cellulario. Però invece di risolvere il problema siamo troppo impegnati a comprare l'ultimo telefono nuovo appena uscito, che di nuovo c'ha soltanto la S. E poi le periferiche vecchie non vanno bene neanche per quello nuovo, quindi sei costretto a comprare pure le periferiche nuove per il telefono nuovo come dei coglioni. Ancora sbroccamo su Skype. Mi senti? Sì, te sento, tu mi senti? Io te sento, tu mi senti? Aspetta che non te sento più, mi senti? Oh, mi senti? Oh, non te sento! Bene di dinosauro. PC super veloci. Ma pure 12 anni fa dicevano che erano super veloci. Noi eravamo contenti, contentissimi. E ancora se parlano. Tecnologia super che riescano a mandare sonde su Marte alla ricerca di nuove forme di vita. Quando qua sulla Terra si sta mascando tra di noi. Ma vabbè. Però ancora non riescano a creare una macchina che dura. Dannata cinta di distribuzione, lo so che noi possiamo fare almeno di 3. Poi vabbè, fanno macchine di 400 km orari che poi il limite è 130. E non mi fanno macchine resistenti. Che se a poco fai il botto ci rimani secco. Se poi c'è una smart, o come la chiamo io, la poltrona coi ruote. Fate le macchine che tra un po' diventano Transformers, che te portano il cane a spasso, la suocera dal parrucchiere. Io ci dovrei pure andare, sono un po' cresciuti. Dicevo, macchine con telecamera, sensori, sospensioni, ammortizzatori, vibratore, ascensore, brevetti dei voli. Che cazzo sto a dire? Ma le macchine dove ne hai energia elettrica? Con l'acqua? Con energia solare? Solare, sole, a sole. Elettrodomestici che ti fanno caffè al volo, ghiaccio al volo, tritano, frullano, sbattono e tanta bolletta la paghi te. Ma allora? I social network, Facebook che si aggiorna ogni giorno, tra un po' scopri pure quando la ragazza tua pisce e caga, ma ancora non riesco a creare una cosa. Il bottoncino per disattivare gli inviti ai giochi e agli eventi. Ma allora? E basta con questi inviti, tacci vostra. Parlate di queste cose, mi fanno solo nervosi, quindi è meglio che me placo. Dite voi con un commento, un video risposta, quello che glande ve pare. Fatemi sapere cosa vi dà fastidio di questa tecnologia, ok? Iscrivetevi! Un bacetto sul capezzolo destro e... mandate a fanculo. A Pio gli fate una bellissima...